Amici del Face to Face, ben trovati. La nostra produzione curata da Media Platinum. Al mio fianco abbiamo Francesca Campo. Ciao Francesca. Ciao Attilio. Al solito scopriamo i nostri agenti immobiliari, ma soprattutto andiamo a scoprire degli aspetti molto importanti. Francesca, oggi parliamo con te del servizio fotografico e tutti i vantaggi che ha questo aspetto nel vendere poi anche l'immobile in maniera perfetta, per far testare a chi vuole acquistare che quell'immobile è così, no? Oppure renderlo anche più bello, più appetibile. Oscar Wilde diceva una cosa, diceva: non abbiamo una seconda possibilità di fare una buona prima impressione. Le foto del nostro immobile sono la nostra primissima impressione, la prima cosa per la quale un immobile viene scelto o scartato. Ok. Considera che mediamente quando un cliente mi chiede un immobile con delle caratteristiche, oggi con il mercato così aperto che abbiamo, io ho addirittura 40-50 proposte da fargli. Ok. Chiaro che un cliente non può vedere 50 appartamenti. Qual è la prima cosa che discrimina un appartamento da vedere da uno da non vedere? Le foto. Le fotografie, quindi diventano la cartina di tornasole di tutto. Ma qual è la foto che stuzzica di più rispetto alle altre, secondo te? Il salone. Ok, è stato fatto proprio uno studio, uno studio, per cui la foto di copertina di ogni immobile deve essere l'interno del salone. Si deve vedere il divano perché deve invogliare la gente a vedersi già all'interno della casa. Ok, e dopo la pandemia lo spazio esterno? Sì, lo spazio esterno sicuramente è una parte importante. Se un immobile ha uno spazio esterno valido, va mostrato in foto. Questo è chiaro. Senti, Remax Platinum come si muove sotto questo aspetto? Credo bene, no? Media Platinum, ma anche tutta la squadra dei fotografi che interviene sempre, no? All'interno dell'immobile stesso. Noi abbiamo i nostri fotografi bravissimi, disponibilissimi. Ormai pensare di fare le foto con il telefonino è proprio veramente da poco professionisti. Non dico altro. Un'altra cosa che amo, devo dire, dei nostri fotografi è il fatto che poco fa tu hai detto una parola importante, hai detto rendere più bella la casa. I nostri fotografi non rendono più bella la casa, la rendono vera. 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 Okay. La casa si vede quando poi arriva il cliente e entra dentro casa e dice: guarda, già l'avevo vista, sapevo già tutto. E questa è una cosa importante, perché altrimenti si rischia l'effetto anche delusione a volte, quando la foto è falsata. Il cliente entra e dice: beh, mi avete preso in giro. Qui abbiamo proprio delle foto vere in cui le case nel bene e nel male si vedono così come sono. È una cosa che viene sempre apprezzata dai clienti. Senti, Remax Platinum è stata una di quelle agenzie, anzi un'agenzia che ha lavorato molto anche durante il periodo del lockdown. Sì. Le foto o i video tour sono stati importantissimi, sì, perché voi avete venduto tanto anche in quel periodo. Io in particolare ho fatto un affitto, un affitto fatto solamente tramite il video della casa. Avevamo fatto un buon 360, per cui il cliente proprio si è potuto spostare dal suo PC all'interno della casa e vedere tutti i vari ambienti. Devo dire che appunto ne è stato molto soddisfatto, si è convinto, ha affittato, come ti dicevo, quando poi è entrato in casa ha detto tutto così come io sapevo che fosse. Francesca Campo, grazie. Grazie a te. Grazie, il click perfetto per la casa perfetta con Remax Platinum. E con questa notizia, con questo approfondimento che abbiamo trattato con Francesca Campo, chiudiamo il nostro Face to Face e vi rimandiamo anche alla consultazione di tutti gli immobili anche presenti su remax.it/platinum, ma anche quelli della nostra Francesca Campo. Alla prossima edizione.